Per la prima volta in Italia le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in un santuario degli animali dove si era registrato un piccolo focolaio di peste suina per sopprimere dei maiali. Parliamone. Parliamo anche del granchio blu, la specie alloctona infestante che ha colonizzato diverse coste italiane e della legge che impedirà nel nostro paese la triturazione dei pulcini maschi. Oggi, come avrete capito, puntata dedicata alle altre specie animali. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 22 settembre 2023 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Dicevamo, oggi puntata dedicata a fatti e cose che coinvolgono altre specie animali, altre nel senso che non sono solo la nostra, Homo sapiens, a cui dedico quasi la totalità di queste puntate perché i giornali dedicano quasi la totalità delle notizie, anche perché giustamente sono ideati, pubblicati, scritti, diretti, condotti da Sapiens e quindi credo che sia abbastanza normale. Probabilmente se fossero fatti da, che ne so, pesci, parlerebbero di barriere coralline, alghe, scoglie, cose del genere, qualunque cosa interessa ai pesci. Vabbè, non so perché ho fatto questa premessa così senza senso, faccio il serio, anche perché la prima notizia che vi do include una buona dose di sofferenza al suo interno e quindi forse non è neanche troppo il caso di scherzare. Sto parlando di quanto è successo al Santuario degli Animali, Progetto Cuori Liberi, dove la polizia ha fatto irruzione e ha ucciso 10 suini per via di un focolaio di peste suina, nonostante la resistenza e l'opposizione dei suoi gestori. Come al solito però partiamo dal capire che cosa è successo. Anzi, forse ancora prima partiamo da capire che cos'è un santuario degli animali, perché i santuari animali sono dei luoghi dove vivono appunto animali sottratti al macello o a situazioni di sfruttamento di diverso tipo, luoghi in cui, come ad esempio scrive Alice Commiato su Terra Nuova, questi animali vengono accolti, curati, amati e protetti da persone che diventano la loro nuova famiglia e comunità. Quando un animale viene salvato da un allevamento intensivo o da una qualsiasi altra situazione di maltrattamento e portato in questi luoghi, gli si fa una promessa: qui sei al sicuro, qui sei libero di essere e nessuno ti potrà più fare del male. Non sono più numeri, non sono più destinati alla produzione alimentare, sono tutti dotati di microchip per evitare che la loro carne venga destinata al consumo e tornano a essere liberi, con un nome e una vita dignitosa. Quindi ecco, capite che il contesto in cui è successo questo fatto è quello di un luogo dove vivono animali liberati da allevamenti intensivi o insomma da altri luoghi dove vengono maltrattati e sfruttati e persone che considerano questi animali parte della loro famiglia. Quindi da qui poi insomma si inizia a capire anche il motivo di questa grossa sofferenza causata da questo fatto. In questo caso specifico ci troviamo al santuario Cuori Liberi a Sairano, che è una frazione di Zinasco nel Pavese, dove da qualche settimana è noto che c'è un piccolo focolaio di peste suina all'interno di questo santuario. Due maiali, nello specifico, due dei 10 presenti, hanno contratto questo virus. I responsabili a quel punto hanno chiesto di poter gestire gli animali in cura e di poterli assistere direttamente e accompagnare a un'eventuale morte nella loro stessa casa, assistiti da un veterinario di fiducia. Per ottenere questo permesso, Cuori Liberi invia una richiesta ufficiale di sospensione e revoca del provvedimento di abbattimento ad ATS e Regione Lombardia, che però li rigettano, rimandando l'ordinanza che impone l'abbattimento di tutti i maiali presenti nel santuario, sia quelli contagiati sia quelli ancora sani, perché appunto potenzialmente infetti. C'è a quel punto una mobilitazione nazionale e decine di persone arrivano da tutta Italia a Zinasco per impedire fisicamente l'accesso al rifugio e scongiurare l'uccisione dei maiali sopravvissuti. Per 2 settimane va avanti un presidio, ma all'alba di ieri i carabinieri e la polizia organizzano un blitz per entrare con la forza. Arrivano una decina di camionette della polizia, appunto con agenti in assetto antisommossa, e entrano dentro e nel parapiglia generale prendono tutti e 10 i maiali presenti, li portano via e poi successivamente questi maiali verranno uccisi dai veterinari dell'ATS. Come scrive Alice Commiato, sempre, è la prima volta in Italia che le forze dell'ordine entrano con la forza all'interno di un rifugio permanente per animali liberati.
Vi leggo anche alcune dichiarazioni di attivisti e attiviste riportate all'interno dell'articolo. Ad esempio, una portavoce della rete dei santuari dice: gli attivisti sono stati portati via di peso dalle forze dell'ordine, molti sono stati malmenati, alcuni sono stati fatti salire sulle camionette della celere, scusate, e portati via senza rispettare il protocollo di sicurezza e sanificazione. Poi i portavoce di OIPA, l'Organizzazione Internazionale di Protezione Animali, dichiarano invece: quei 10 animali, se tenuti in vita, sarebbero stati il simbolo del riscatto del lato umano che dovrebbe guidare le leggi, i regolamenti e le ordinanze. Invece le autorità sono entrate ignorando le richieste degli attivisti e delle associazioni per la tutela degli animali. In definitiva, di fronte a 10 animali perfettamente isolati, non destinati alla filiera alimentare, alcuni sani, altri portatori di PSA, sarebbe appunto la peste suina africana, si è preferito trattarli come sempre come oggetti, merce. Queste le dimensioni più generali di un'ecatombe dettata dall'esistenza di allevamenti intensivi e non di animali considerati come mera fonte di reddito. Va bene, facciamo un respiro. È una notizia, come vi dicevo, ad alto carico emotivo che tira in ballo diverse questioni, cioè la questione della peste suina africana, quella dei santuari animali e quella degli allevamenti. La questione della peste suina è questa: la peste suina africana è una malattia infettiva di origine virale, insomma è un virus molto contagiosa che colpisce maiali e cinghiali. È innocua per l'uomo, non si attacca all'uomo e per la quale non sono disponibili cure al momento. Per confinarla, molte regioni italiane, a seguito anche di una legge nazionale, soprattutto le regioni con molti allevamenti intensivi di maiali, hanno adottato delle leggi che prevedono l'uccisione immediata di tutti gli esemplari, sani e malati, quando viene identificato un focolaio. Anche se questo in realtà poi spesso non avviene, nel senso che le notifiche di questi focolai da parte degli allevatori sono spesso parziali e tardive proprio per via di questa ragione. Come scrive sempre Alice Fomiato, qualche settimana fa, proprio nella provincia pavese, un allevatore e il veterinario che lo seguiva sono stati indagati per non aver denunciato un focolaio che, non gestito in tempo, ha trovato il modo di diffondere la malattia. Nella sola provincia di Pavia, dove si trova il santuario Cuori Liberi, ad oggi a pagare il prezzo di tutta questa violenza e negligenza sono stati circa 34.000 maiali in 8 focolai, a cui è stata tolta la vita in modo barbaro. Ora, la peste suina, come vi dicevo, non è pericolosa per l'uomo, ma è temuta dall'uomo, soprattutto per il suo impatto non tanto sulla specie dei maiali né dei cinghiali, quanto sull'industria zootecnica, quindi se ne fa soprattutto una questione economica. Insomma, chi alleva e produce carne, diciamo suini da carne, ne ha paura. Al tempo stesso, gli allevamenti sono i principali epicentri e anche così focolai di diffusione. E questi tipi di leggi e di normative sono state pensate proprio per gli allevamenti, dove è praticamente impossibile, viste le condizioni in cui vivono gli animali, che un focolaio di peste suina non si diffonda immediatamente e a macchia d'olio. Nei santuari animali in realtà il discorso è un po' diverso perché gli animali vivono in libertà, non sono appunto tutti stipati e ci sono persone, molte più persone, diciamo il rapporto fra numero di maiali e numero di esseri umani è molto diverso e quindi possono essere isolati questi animali infetti. E ci sono persone che possono prendersene cura direttamente e quindi applicare le stesse leggi pensate per gli allevamenti intensivi su un santuario animale, ecco, mi sembra forse un po' miope. Ad ogni modo, al di là della decisione in sé, sicuramente a destare scalpore e a causare dolore sono state le modalità con cui è stata attuata, perché sono state modalità appunto violente. Pensate alla stessa cosa applicata a cani e gatti domestici, se ne avete, perché gli animali dei santuari sono a tutti gli effetti animali da compagnia. Anche perché in fin dei conti la differenza fra un animale da macello e un animale da compagnia è solo il legame affettivo che instauriamo con esso, cioè è una pura convenzione sociale, non c'è nessun'altra differenza oggettiva e razionale. Ovviamente sullo sfondo di tutto ciò, sia della questione dei santuari che di quella della peste suina, c'è il macro tema, ovvero quello degli allevamenti intensivi, che sono una roba, lo abbiamo detto più volte, qui sono in rassegna, ma insomma non c'era bisogno che arrivassi io a dirvelo, che non dovrebbe esistere da un punto di vista ecologico, etico e sanitario e così via. Una roba che dobbiamo iniziare a chiudere e mandare nel dimenticatoio se vogliamo costruire una società che sia più ecologica, anche solo banalmente più ecologica. Ci
Certo è che anche in questo caso, anche nel fare una cosa molto sensata che è chiudere gli allevamenti intensivi, sorgono tante domande e non è una cosa semplice. Ad esempio, quello che mi è venuto da pensare facendo questa puntata è che ormai circa il 96% dei mammiferi terrestri è rappresentato da animali d'allevamento. Sono animali per lo più completamente inadatti a vivere in natura selvaggia, perché sono stati selezionati da secoli per essere allevati e quindi non sono proprio geneticamente adatti per la maggior parte. Se chiudiamo gli allevamenti intensivi, che fine fanno tutti questi animali? Non lo so, è una domanda a cui non ho la risposta adesso, però è interessante, credo, iniziare a farsela se vogliamo andare effettivamente in quella direzione. Passiamo a un'altra questione di cui avrete sicuramente sentito parlare in questi giorni, nelle ultime settimane. Sto parlando del granchio blu. Da giorni il web si è riempito di ricette, dibattiti, sul fatto che sia più o meno buono da mangiare, opinioni su questa specie alloctona che sta proliferando sulle coste italiane. Anche qui partiamo da capire che cosa sta succedendo. Il granchio blu è una specie di granchio di grosse dimensioni. È alloctona, il che vuol dire che non è originaria delle nostre zone, non è originaria del Mar Mediterraneo. A dire il vero, non è neanche una specie, è un insieme di specie. Quella di cui parliamo in Italia si chiama, nello specifico, Callinectes sapidus e viene dalle coste atlantiche del continente americano. Come esattamente sia finito dalle nostre parti non si sa proprio di preciso, ma di base in questi casi è sempre colpa nostra, tra virgolette, nel senso che non ci è arrivato di sicuro sulle sue zampe. L'ipotesi più plausibile è che sia giunto nel Mediterraneo attraverso le acque di zavorra delle navi, che sia poi diffuso in diverse zone. L'Italia non è il primo paese in cui arriva nel Mediterraneo. Il problema di queste specie alloctone è che quando arrivano in habitat diversi dai loro originari, o non resistono un giorno perché non sono adatte, oppure proliferano perché in quegli habitat non hanno predatori e invece magari hanno molte prede. E proliferano però mettendo in grossa crisi l'equilibrio di quell'ecosistema perché finiscono con lo sterminare tutte le possibili prede e quindi di fatto estinguono alcune specie, ne fanno proliferare altre e questa cosa altera gli equilibri degli ecosistemi che poi cambiano inevitabilmente. Nel caso del granchio blu sta facendo una strage di molluschi. I giornali, se leggete, riportano soprattutto i dati su cozze e vongole e la mettono come al solito in termini commerciali ed economici. Molti, ad esempio, riportano lo studio di Federagripesca e Confcooperative, che afferma che nei mesi estivi abbiamo già perso oltre il 50% della produzione di vongole e cozze per un danno di 100.000 euro che poi potrebbe superare il miliardo nei prossimi anni. Il danno economico però, nelle analisi dei giornali, oscura quello che a mio avviso, ma insomma non solo a mio avviso, è il danno più preoccupante, ovvero appunto l'alterazione degli equilibri degli ecosistemi. Preoccupante non per gli ecosistemi in sé o per il pianeta, intendiamoci, perché gli ecosistemi nel giro di qualche millennio, troveranno un nuovo equilibrio e staranno benissimo. Ma preoccupante per noi e per migliaia di altre specie che all'interno di questo specifico equilibrio ci siamo appunto coevoluti e quindi continuare ad alterare, spostando specie da una parte all'altra del pianeta, gli equilibri degli ecosistemi è una roba che non va fatta, non va bene. Comunque, sia il governo che altre organizzazioni sono mossi per arginare la diffusione di questa specie. Come ad esempio spiega Alessia Capasso su Udine Today, in un articolo devo dire molto ben fatto. Nel corso dell'estate, organizzazioni agroalimentari come la Coldiretti e membri del governo italiano sono prodigati per diffondere una strategia di contrattacco che permettesse di eliminare questo eccesso di granchi blu nel modo ritenuto più semplice, ovvero mettendoli a tavola. Il governo ha stanziato quasi 3 milioni di euro per finanziarne la cattura e lo smaltimento, autorizzando l'utilizzo di nasse, cestelli e reti d'apposta fissa entro una distanza di 0,3 miglia dalla costa e vicino alla foce dei fiumi. A questi provvedimenti poi è stata associata una grande campagna mediatica finalizzata a elogiare e proporre in tante ricette questa che è stata presentata come una nuova prelibatezza. La stessa Premier Giorgia Meloni si è fatta immortalare con un piatto di granchi blu durante un pranzo, quindi insomma, cose in grande stile, diciamo. Persino addirittura il cognato, nonché ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida,
personalmente condiviso sui social un video in veste di chef in cui cucina il crostaceo e invita gli italiani a sperimentare questa delizia dei piatti appunto cucinati con questo ingrediente. E insomma, ci sono state varie azioni per incentivarne la pesca e l'utilizzo in cucina. Questo è quanto a Spanne. Commenti? Io partirei col dire che trovo abbastanza paradossale, come abbiamo spesso notato peraltro, la dialettica di molti giornali che utilizza questa sorta di proiezione di sentimenti e intenzioni umane su un'altra specie. Per cui i granchi blu sono invasori da sconfiggere, che distruggono la nostra economia, i nostri mari, il Mediterraneo, quasi come se fossero portatori di una volontà di danneggiarci, quando appunto ricordiamoci che non ci sono arrivati da soli fin da queste parti. Ma quindi che soluzione abbiamo? Perché poi alla fine questa è la cosa più interessante e più importante. Ecco, devo dire che non ne ho trovate molte di alternative o particolari, guardandomi un po' in giro e cercando sui vari giornali, ma anche sul web in generale, se non quella di assumere noi, Homo sapiens, il ruolo dei predatori mancanti nel resto degli ecosistemi nostrani per il granchio blu e quindi iniziare a pescare e nutrirci di granchi. Specifico però due cose. La prima è che è un tema comunque complesso e delicato, quindi torneremo ad approfondirlo in uno spazio proprio dedicato su Italia che cambia, uno spazio che vada oltre i confini di questa rassegna, che sono confini un po' angusti per sviluppare pensieri e riflessioni molto articolati, per capire se effettivamente è così. La seconda cosa è che c'è modo e modo di pescare questi granchi. Ad esempio l'WWF racconta la case history di successo della Tunisia, dove due specie invasive di granchio blu, in quel caso dal 2014, avevano cominciato a proliferare su quelle coste e sono diventate oggi per molti pescatori tunisini una risorsa importantissima, tanto da far coniare loro un motto che recita «dall'orrore all'oro». Vabbè, è in francese, suona meglio, ma vi evito la mia pronuncia. Una strategia che paradossalmente, oltre a portare vantaggi economici, ha portato anche vantaggi ecologici, perché oggi l'80% dei pescatori tunisini usa le nasse, mentre nel 2014 l'intera flotta pescava con le reti, che sono molto più invasive e dannose per gli ecosistemi. Quindi paradossalmente il fatto che molti si siano convertiti alla pesca di questo granchio ha reso più ecologico tutto il settore. Come spiega l'articolo, di fronte all'esplosione del granchio blu i pescatori tunisini si sono ingegnati e hanno costruito delle nasse appositamente modificate per catturarlo. Si tratta di trappole, un sistema di pesca passivo che non viene trainato sul fondale e garantisce una cattura più selettiva delle reti. Se adeguatamente gestite, hanno un impatto ambientale molto ridotto. Anche Grecia e Spagna, fra l'altro, stanno già affrontando da tempo lo stesso problema. In varie aree i pescatori sono adattati alla pesca del granchio con le nasse, come in Tunisia. Tutto ciò, quindi insomma, il WWF suggerisce sostanzialmente di fare lo stesso anche in Italia. Tutto ciò sempre che però si possa continuare a farlo, perché come racconta sempre Udine Today, il granchio blu potrebbe anche essere inserito dall'Unione Europea nella lista delle specie esotiche invasive di interesse comunitario e a quel punto il crostaceo non potrebbe più essere scambiato, commercializzato e tantomeno mangiato. Quindi staremo a vedere. Chiudiamo con una notizia dal tono abbastanza diverso, che segna un avanzamento importante sul tema dei diritti animali nel nostro paese. Come scrive Francesca Capozzi su Green Me, dopo anni di battaglie il governo italiano ha emanato il decreto attuativo che vieterà l'uccisione di pulcini maschi tramite la tritatura su tutto il territorio nazionale. Ora, se non sapete che cos'è questa pratica della tritatura, forse non volete saperlo, punto primo. Punto secondo, è esattamente quello che state pensando. Non vi darò i dettagli specifici, ma sappiate che il motivo di questa pratica è che i pulcini maschi delle galline ovaiole sono considerati inutili per la produzione di uova, sono inutili per la produzione di uova, e quindi non servono all'industria degli allevamenti ovicoli, e quindi ecco, fanno questa fine qui. Ora, è un'ottima notizia, ci sono dei però. Il primo è che il bando di questa pratica entrerà in vigore in Italia entro il 31 dicembre 2026, questo per permettere ai veri allevamenti di attrezzarsi con i macchinari che servono, ad esempio, per riconoscere le uova, il sesso dei pulcini già nell'uovo e già in maniera, diciamo, precoce, in modo da non dover arrivare a farli nascere, ma eventualmente utilizzare le uova già in fase embrionale, ma comunque ecco, passeranno ancora più di 2 anni.
Inoltre, leggo sempre dall'articolo su GreenMe, il testo normativo imporrà sì il divieto di abbattimento selettivo e divieto totale dell'abbattimento dei pulcini maschi per macerazione, ossia appunto tritati vivi, ma vi sarà un ampio ventaglio di deroghe. Le deroghe includono errori di sessaggio, blocco o malfunzionamento delle macchine di ovosessaggio, ovvero macchine, appunto queste macchine in grado di riconoscere il sesso del pulcino prima della nascita, necessità di depopolamento, motivi di salute pubblica e in caso di abbattimento dei pulcini per fini scientifici. Questo significa che comunque diversi animali continueranno a morire. È considerato quindi in questo senso un passo in avanti un po' incompleto che appunto non fermerà completamente l'uccisione ininterrotta di pulcini maschi che avviene negli allevamenti. Il decreto attuativo stabilisce anche una nuova destinazione per i pulcini maschi che invece nasceranno. Questi, che di base saranno molti meno proprio per le tecniche di ovosessaggio, potranno essere affidati ad associazioni in possesso di specifici requisiti oppure diventare in alternativa cibo per gli animali dell'industria del pet food, quindi gli animali da compagnia. Quest'ultima possibilità però dovrebbe essere marginale. La misura è una misura fortemente voluta dalle associazioni animaliste che allineerà l'Italia sul modello di altri paesi degli stati europei comunitari che hanno già recepito le direttive europee sul tema del benessere animale. Anche l'Italia lo farà, però appunto in maniera non del tutto allineata con perlomeno gli auspici delle organizzazioni animaliste. Organizzazioni che criticano anche la tempistica delle tecniche di ovosessaggio, ovvero questa procedura potrà avvenire fino al 14° giorno di incubazione dell'uovo, che è un periodo ritenuto eccessivo e contestato anche dalla comunità scientifica, che indica invece la metà dei giorni come tempi ragionevoli per non provocare inutile sofferenza e dolore agli animali e in cui comunque si riesce ad avere un'attestazione attendibile del sesso dell'embrione. La speranza delle organizzazioni è che il decreto attuativo sia oggetto di revisione e che quindi venga migliorato in qualche forma. Anche su questo, come al solito, ci teniamo aggiornati. Detto ciò, io direi che noi ci salutiamo qua. Io vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker, Spotify, nonché sulla pagina di rassegna stampa del cambio.org. Voi mi raccomando, state bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.